Ma ciao, ciao. È un po' di tempo che manco dal canale e quindi mi faceva piacere fare un video tutorial su questa tecnica che ho imparato negli ultimi tempi, che è il Brick Stitch. Sto facendo un progettino, un braccialettino su richiesta per una mia cliente, anche mia amica. Paola, ciao Paola, ti saluto. E appunto, visto che il lavoretto è molto, diciamo, corto, nel senso che devo riprodurre tre modulini esagonali a brick stitch. I colori li vedete qua. Ho scelto il grigio, il bianco e il nero, colori classici, perché devono fare pandan con il ciondolo che le ho già preparato e che poi le dovrò spedire quindi tutta la prossima settimana. Quindi ne approfitto e ho detto perché non fare il tutorial dell'esagono a brick stitch. Adesso qua io ne ho già fatti due esagonini, li vedete, sono così molto piccini e poi vabbè sono già messi, diciamo, per andare a formare il bracciale, e lei mi ha dato la misura del polso. Abbiamo appunto organizzato tre modulini e poi il bracciale che richiama la stessa finitura che le ho fatto per il ciondolo. Quindi per procedere e riprodurre questo esagono, non ho fatto altro che andare su Pinterest, stampare il preparato a, diciamo, a quadretti per il brick stitch. Poi ho scelto un disegno, cioè abbiamo scelto insieme con Paola il disegno che le piaceva e ho messo i colori perché appunto il disegno che le piaceva era su altri colori e io non ho fatto altro che cambiare i colori. Quindi su Pinterest vi lascerò il link nell'info box per andare a stampare questo e poi naturalmente voi potete mettere i colori che volete, ci mancherebbe altro. E allora per i materiali quindi ci serve delle Delica. Io sto usando, le ho comprate da Louis Bijou. Mi sono trovata molto bene, velocissime nella spedizione. Allora, vi dico il codice, sono le nere DB010, classiche nere, e poi le bianche DB201, molto luminose. Mentre invece per quelle grigie, che avevo già io in casa, abbiamo le... Aspettate un attimo. Sono queste qua, aspettate che me le metto sulla mano senza fare casino come al solito. DB1186 e sono queste qua grigie e quindi i materiali sono questi. Vabbè, naturalmente più ago filo da appunto tessitura. Io uso quello della Miyuki nero e l'ago John James. Boh. Quindi possiamo procedere. Ah, ci vorrà anche una 8-0 da inserire qua, proprio sull'angolino dell'esagono. Un anellino che io naturalmente adesso ho messo nero, ma mi sa che lo andrò a mettere argentato perché deve seguire i colori della collana. E basta. E vabbè, io ho preso questo qua, il filo da soutage per fare la trecciolina. E niente di che. Va bene, allora io preparo e arrivo per farvi vedere come cominciare il lavoro. Allora, per iniziare il lavoro, naturalmente lavoriamo praticamente dalla prima striscia di queste Delica grigie, quindi ne dobbiamo mettere una, due, tre, quattro, cinque, sei in fila, perché poi il lavoro procede per così. Per comodità lo sto inquadrando dall'altro verso, però procede per così. Allora, appunto dobbiamo mettere 6 Delica
E vi faccio vedere come iniziare e poi man mano vi faccio vedere come si fanno gli aumenti e naturalmente facciamo insieme due o tre giri e poi vi farò vedere come si fanno le diminuzioni, per cui è solo poi alla fine da seguire il disegno. Non è niente di così difficile da fare. Allora, io ho messo sul filo due delica grigie. Adesso passo il filo in tutte e due dalla parte opposta. Adesso ok. Allora, stavo dicendo, dalla parte opposta lasciate circa 10 cm di filo, 10-12 cm, perché poi andiamo a ripassarlo un po' internamente al lavoro per fissarlo, ma poi alla fine. Allora, ho infilato l'ago dalla parte opposta e lo rifacciamo ancora una volta. Perché le due delica si devono piazzare una di fianco all'altra. Vedete? Adesso ve lo faccio vedere bene. Le volevo soltanto fissare. Una di fianco all'altra, così. Se si vede, si vede un tubo. Aspetta, proviamo a tenere così. Così si vede? Così. Ok, poi dovete portare il filo dentro la prima delica infilata, infilare un'altra delica e fare lo stesso passaggio. Quindi infiliamo l'ago dalla parte opposta in cui esce il filo nella stessa perlina. Il primo giro è un po' antipatico, però poi man mano si fissa. Poi rinfilate l'ago nella perlina che avete appena infilato. Così. E adesso abbiamo tre delica. Non vi preoccupate, poi si sistemano. Poi infiliamo la quarta e infilate l'ago dalla parte opposta in cui esce il filo nella stessa delica. Ok, lo rinfilate nella perlina appena inserita. C'era anche Brillo, casomai. E così. Ok, abbiamo quattro delica in fila. Poi infiliamo la quinta, stessa cosa. Infilate l'ago dalla parte opposta in cui esce il filo, tirate e rinfilate l'ago nell'ultima delica che avete messo
e tirate, tirate bene perché devono rimanere una di fianco all'altra. Ok, l'ultima. Infilate dalla parte opposta, tirate bene, rinfilate nella perlina inserita e siamo a 6. Delica. Ok, un attimo, ecco. Adesso facciamo la seconda fila. Quindi c'è l'aumento. Per fare l'aumento, la prima volta che infiliamo le prime perline all'inizio della riga ne dobbiamo infilare due, quindi c'è la prima grigia, la seconda bianca, quindi io infilo la prima grigia e la seconda bianca sul lago. Ok, mi vado a inserire con lago tra l'ultima perlina inserita e la penultima. Così. Tirate il filo e vi reinserite, non guardate che adesso è tutto svergolo. Vi reinserite in quella bianca dalla parte di sotto. Tirate bene e le perline sono andate a sistemarsi come volevamo noi. Ok, adesso procedete con, siamo qua nel secondo quadretto, dobbiamo mettere una, due, tre, quattro perline bianche. Ok, io ne vado a inserire una per volta naturalmente, inserisco la delica sul lago, infilo di nuovo lago come ho fatto prima tra le due deliche successive, quindi lì così. Io spero che lo vediate. Lì, tirate, ho preso in mezzo anche l'altro filo, tirate e rinfilate l'ago nell'ultima bianca inserita, nell'ultima delica bianca da sotto, quindi così. Tirate bene e è andata a sistemarsi. Ok, quindi rifacciamo la stessa cosa per altre tre volte. Quindi lo facciamo insieme. Ho messo la delica, poi infilo l'ago. Sull'incanalatura che si è venuta a creare nel giro precedente, poi vado a inserire di nuovo l'ago nella stessa delica che ho appena inserito da sotto a sopra, quindi dal basso verso l'alto. Tirate bene e abbiamo, vedete già che iniziamo
avere lo stesso disegno. Poi la quarta bianca. Sempre nello stesso punto, lago. Tirate e stessa cosa, ripassate dal basso verso l'alto, dentro la delica. Tirate bene. Cos'è successo qua? Ho sbagliato qualcosa? Sì, un attimino. Ok, ho sistemato. Adesso andiamo a mettere l'ultima bianca. Quindi facciamo la stessa cosa, vedete? Tirate bene e vi infilate di nuovo dal basso verso l'alto. E la delica si va a sistemare. Adesso abbiamo l'ultima grigia, che deve essere un aumento anche dalla parte opposta. Per cui infilate la grigia, la delica grigia, e mettete l'ago nello stesso punto in cui avete infilato per mettere l'ultima bianca. Stessa cosa, ripassate dal basso, cioè fate lo stesso procedimento e tirate bene. E vedete che abbiamo l'aumento sia da dove siamo partiti, quindi qua, sia dove abbiamo finito, che è questo punto qua. Adesso per fare la prossima fila, girate il lavoro, quindi per comodità. Anche perché sennò non riuscireste a lavorare. E di nuovo fate l'aumento. Quindi siamo qua. Qua. Dobbiamo mettere una grigia e una bianca insieme. Le ho messe sul lago. E vado a infilarmi nel primo spazietto tra le prime due perline. Poi dal basso verso l'alto mi infilo di nuovo in quella bianca e le due perline si vanno a sistemare e vedete che c'è l'aumento fatto. Ok, procedete così fino a questa fila qua, che è il massimo degli aumenti. Quindi siamo qua, dovete fare una, due, tre, quattro file. Quattro file. Quindi io tornerò per farvi vedere la diminuzione. Voi procedete, seguite il vostro disegno e ci rivediamo appunto per la diminuzione. Ok, allora io ho fatto la prima metà. Quindi il mio lavoro adesso è così. Sono arrivata qui. Dobbiamo fare la prima diminuzione. Quindi ho già messo sul lago una delica grigia e non fate altro che fare la stessa cosa che avete sempre fatto. Per cui invece all'inizio di metterne due, ne mettete soltanto una e procedete con la vostra lavorazione normalmente. Quindi infilate, poi dal basso verso l'alto rinfilate la delica che avete appena inserito e lei va a fissarsi proprio come voi volete. Lì,
nel punto dove deve stare. Quindi procedete e naturalmente alla fine mettete delica finché ci saranno spazi a disposizione. Adesso io arrivo fino qua e poi vi faccio vedere la diminuzione dall'altra parte, che praticamente si finisce di lavorare e non si inserisce una delica in più. Ok, sono all'ultima perlina, quindi ho già infilato la delica. Infilo nell'ultimo spazio disponibile. E la delica va a inserirsi dove volevamo noi, quindi ce n'è una in meno. Ok, adesso procedete con la fine dell'esagono e ci rivediamo a esagono finito. Ok, io sono arrivata alla fine. Adesso dobbiamo portare il filo sulla punta. Allora, noi finiamo qua, è meglio portarsi in questa punta qua. Allora, ci infiliamo direttamente in tutte le perline grigie, se ce la posso fare, sì, in tutte le perline grigie. Così. Così l'ultima perlina che avete infilato va proprio a sistemarsi come deve. Adesso andiamo a togliere questo filo qua perché ci dà noia. Quindi mettete l'ago dall'altra parte nel filo che avete lasciato di 10-12 centimetri. Ok, e andiamo a infilarci un po' in giro. Quindi io mi infilo subito in questa bianca e vado tutta nella fila bianca se riesco. Non ne vuole sapere. Perfetto. Ok, vedete? Se non ce la fate a far passare l'ago, mi aiutate con un paio di pinze, ok, così, e vado poi così, arrivo nella grigia. E qua taglio il filo. Allora, io ho tagliato il filo dall'altra parte, quello lì che era in eccedenza, e siamo sulla punta dell'esagono. Adesso tolgo il disegno perché sicuramente ci vedete meglio. Infatti, allora qua dobbiamo andare a agganciare il modulino. Quindi infilate l'ago nella punta dell'altro modulino, tirate, ok, e poi lo andate a infilare
dalla parte opposta. Quindi così, aspettate un attimo che infilo e poi vi faccio vedere. Non ci vedo niente. Ok, così. Tirate e i due moduli si avvicinano. Ripassate due o tre volte. Ancora una volta. E poi adesso dobbiamo andare tutto dall'altra parte, passando in mezzo al lavoro. Ok, siamo dall'altra parte, dall'altra punta. Infilate la 80 sul lago e infilate l'ago dalla parte opposta in cui esce il filo. Fissate così, facendo il giro giro tondo tra 80 e delica. Una volta che vi sembra ben fissata, andate a ripassare un po' internamente all'esagono e poi potete tagliare il filo. Ok, ho terminato. Come vedete, ho inserito l'anellino argentato. Adesso vado a fare le due treccioline e a fare appunto il bracciale, proprio a rifinirlo. E niente, questo tutorial è terminato. Io spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Fatemi sapere cosa pensate sotto nei commenti. E guardate nell'info box per appunto il link per realizzare lo schema. E io vi saluto. Per vedere i dettagli del braccialetto, cioè della collana anche abbinata, vi invito a vedere il mio video creazioni, di cui ho messo nell'info box. Metto anche appunto il link del video creazioni dove vedete proprio il completo bracciale e collana. Ok, vi saluto, ci vediamo presto per un prossimo video e buon pomeriggio a tutti. Ciao!